Fare i conti con l'ambiente 2014, siamo con Veronica Cacciagli. Oggi il tradizionale lab camp che facevamo in stanza chiusi si è spostato nell'ambiente, proprio nell'ambiente urbano di Ravenna. Cosa ne pensi? Penso che è un'esperienza molto interessante, tra l'altro anche rappresentativa di questo momento storico, che noi in questo momento stiamo facendo un percorso che è anche poi spaziale, quindi stiamo facendo delle tappe, parlando con delle persone, prendendo degli input dall'esterno, e questo è un pochino anche quello che corrisponde dal punto di vista ambientale. Siamo all'interno di un percorso che riguarda la green economy, riguarda i cambiamenti climatici, un insieme di elementi che dobbiamo mettere insieme, e a volte ci possono sembrare degli elementi in qualche modo contrastanti tra di loro, come per esempio il rapporto tra economia e ambiente, ma in realtà dobbiamo cercare poi di indirizzarli insieme. Tra l'altro mi veniva pure in mente una suggestione, cioè qual è la cosa più importante, il percorso oppure il risultato? Oppure arrivare al risultato ma attraverso un percorso che sia congruente, ecco. Interessante questa, La tua keyword? E veramente ce ne ho due. Possiamo dire tutte e due. Ecco, uno è il periodo aureo della comunicazione climatica, ed è molto interessante perché faceva vedere di nuovo il percorso che ha portato l'argomento del riscaldamento del pianeta e del cambiamento climatico all'attenzione dell'opinione pubblica. Ed è importante guardare al passato anche per vedere poi che cosa avverrà nel prossimo futuro, perché nel 2015 avremo i negoziati di Parigi, in cui dovremo arrivare al nuovo trattato internazionale per la riduzione delle emissioni di CO2 e degli altri gas serra. E quindi vedere lo storico ci può aiutare anche a costruire il momentum e poi esercitare l'attività di pressione da parte delle persone sui governi. E poi l'altro è il futuro. Perfetto, chiaro, semplice, nitido. Grazie Veronica Cacciagli, la Lab Camp. Grazie.